Pietro Grasso è entrato in magistratura nel 1969, è stato giudice a Latere nel primo maxi processo a Cosa Nostra e procuratore capo a Palermo. Dall'ottobre del 2005 al gennaio 2013 è stato procuratore nazionale antimafia. Ricopre la carica di senatore dopo essere stato presidente del Senato da marzo 2013 a marzo 2018. Ha pubblicato numerosi libri, tra cui con Feltrinelli, Pizzini, Veleni e Cicoria, La mafia prima e dopo Provenzano, Storie di sangue, Amici e fantasmi, Ricordi di mafia e Paolo Borsellino parla ai ragazzi. Ogni anno incontra centinaia di studenti per raccontare la propria esperienza di lotta alla mafia e portare la straordinaria lezione di coraggio e volontà di giustizia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Per cui chiedo un applauso per questi due testimoni, insieme a tanti, della lotta contro le mafie. Voi ragazzi avete letto il libro che il presidente Grasso ha dedicato a Giovanni Falcone, dal titolo Il mio amico Giovanni. Avete riflettuto, avete discusso e abbiamo adesso la possibilità di confrontarci proprio con il Presidente. Grazie Presidente per la sua presenza fra di noi. Ora cedo la parola alla Presidente. Buongiorno a tutti. Oggi una giornata molto molto importante per l'Istituto Fortunato di Rionero e per la comunità rionerese. Siamo qui ad ospitare il presidente Grasso, il prefetto, a parlare di legalità, uno dei temi, ragazzi, che con voi frequentemente affrontiamo, uno dei capisaldi, direi, del nostro PTOF, perché ne abbiamo sposato pienamente la causa, ne abbiamo sposato la bontà di queste iniziative e siamo qui a confrontarci su un tema da voi molto sentito. Come diceva la professoressa Mercurio, abbiamo voluto fortemente questo incontro, tanto è che abbiamo già lo scorso anno iniziato degli incontri online con il presidente Grasso, quando ha incontrato diverse centinaia di ragazzi, tra cui i ragazzi del Fortunato Online. Abbiamo avuto la fortuna e anche l'onore di averlo ospite online del nostro certamen e ci aveva promesso che prima o poi sarebbe stato qui a incontrare personalmente i ragazzi di Rionero. E così è stato. Ragazzi, per voi oggi è un gran dono avere la possibilità di incontrare e ascoltare dal vivo quello che il presidente Grasso ci racconterà. So che sarà un incontro molto interattivo perché sarà data voce a voi ragazzi. Abbiamo messo su questo incontro, l'abbiamo fortemente voluto come comunità educativa, ma come comunità della città di Rionero. E noi, ecco, la ringraziamo, mi sento in questo momento di esprimere a nome di tutta la comunità un doveroso ringraziamento, non solo per la presenza, Presidente, ma quello perché lei, con tanto coraggio e soprattutto ieri sera, mi ha molto colpito la semplicità con cui lei si pone. La semplicità e la modestia appartiene ai grandi. Quindi le esprimo il mio doveroso ringraziamento per tutto quello che ha fatto e per essere qui. Un ringraziamento al prefetto che ha accolto prontamente l'invito che la scuola ha fatto, ha esteso al prefetto, non ha fatto mancare la sua presenza anche in questa circostanza, come l'anno scorso quando si è parlato di un tema molto importante che è quello del cyberbullismo. E incontrare i ragazzi, solo una parte dei ragazzi della nostra scuola, perché gli spazi a nostra disposizione non ci consentivano di estendere l'invito agli 800 alunni della nostra scuola, quindi soltanto i ragazzi del triennio, una parte dei ragazzi del triennio è qui oggi ad incontrarla. Un ringraziamento al sindaco per essere sempre qui a sostenerci in tutte le iniziative che la scuola fa. La scuola d'altronde deve proporre ai ragazzi iniziative di valore, perché
di iniziative in giro ce ne sono tante, iniziative che anche voi da soli ragazzi potete ricercarvi, ma la scuola ha il dovere di proporvi iniziative di valore e di mettere a dimora dei piccoli semi che poi ci auguriamo possano diventare frutto. Un doveroso ringraziamento alle forze dell'ordine qui presenti, i carabinieri qui presenti, la Guardia di Finanza, il vicequestore, i colleghi che sono qui e alla scuola tutta, i docenti, il personale ATA. I docenti hanno lavorato molto con i ragazzi. Dopo un'attenta lettura del libro di cui ci parlerà appunto il presidente Grasso, il mio amico Giovanni, ci sono stati momenti di riflessione in classe, di confronto, di sano confronto tra i ragazzi e i docenti. E oggi vedremo quelli che sono gli esiti di questo lavoro che va avanti da un po' di tempo. È una giornata speciale, dicevo ragazzi, quindi godiamocela e godiamocela fino in fondo. Ma non lasciamo che questa giornata sia fine a se stesso, finisca qui oggi, dopo queste due ore di incontro. Ma queste giornate, ecco perché parlavo di iniziative di valore, queste giornate devono lasciare in voi un messaggio che deve essere rafforzato, fortificato, potenziato e messo soprattutto in campo. Parliamo oggi di legalità, un termine di cui in tanti se ne vandono, ma oggi parliamo di legalità reale, effettiva, qui rappresentata da esponenti di spicco. Quindi grazie ancora al presidente Grasso, grazie al prefetto e grazie a tutti voi e non ultimi a voi ragazzi per quello che avete fatto e farete. Grazie a tutti. Allora, presidente, diamo subito la parola a una ragazza. Facciamo subito questa, diciamo, apertura ai ragazzi e poi darò la parola al prefetto e al sindaco. Alcuni ragazzi hanno scritto delle lettere, immaginando di indirizzarle a Giovanni Falcone, ne abbiamo scelta una soltanto, e quindi Antonella, a nome di tutti gli studenti di questo istituto, leggerà la sua lettera. Caro Giovanni, grazie perché il tuo lavoro ha portato maggiore consapevolezza e ha aperto gli occhi degli italiani sulla mafia, piopra che avviluppa la società e la strozza, organizzazione criminale che fonda il suo potere sull'uso della violenza, dell'intimidazione e dell'omertà. Grazie perché hai smascherato proprio questo potere, mostrando come la mafia non solo danneggia le persone direttamente colpite dalle sue attività criminali, ma l'intera collettività, tutta la nostra cara nazione. Grazie perché nonostante la consapevolezza dei rischi che correvi, nonostante le minacce e gli attentati, nonostante tutto, hai deciso di dedicare la tua vita alla lotta contro la mafia. Non ti sei mai arreso e hai continuato a combattere per la realizzazione del tuo sogno, l'attuazione della vera giustizia. Grazie perché il tuo sacrificio è ispirato e continua ad ispirare generazioni e generazioni di cittadini che lottano per la giustizia e la legalità. Grazie, perché con il tuo sacrificio molti uomini hanno rialzato la testa e hanno trovato il coraggio di urlare a voce alta e di combattere, comprendendo che la mafia non è imbattibile, può essere sconfitta. Il tuo esempio ci insegna che la mafia può essere sradicata. Bisogna impegnarsi a condurre questa lotta in modo capillare, collettivo, con dedizione e grande coraggio. Ovviamente questo impegno individuale e civile non implica l'assenza totale di paura. Ciò sarebbe impossibile per l'umanità di cui si plasma. Ma richiede una forza interiore maggiore, capace di dominarla, una forza prerogativa di pochi, che come te hanno fatto la storia e la differenza. La mafia teme solo chi non la teme, ed è per questo che tu, uomo vero, scomodo promotore di legalità, sei stato puntato ed eliminato. Tu, esempio di verità in questo mondo ingannevole. Grazie Giovanni, con gratitudine Antonella. Adesso do la parola al prefetto. Io saluto e ringrazio anzitutto la dirigente scolastica, o preside per meglio dire, vero, presidente, di questa bella e importante scuola della nostra provincia, della nostra realtà, in cui torno sempre molto volentieri. Come ricordava poco fa,
per aver toccato, credo poco più di un anno fa, un altro tema importante, Presidente, che era quello legato al cyberbullismo. Attraverso le parole dirette di chi testimoniava in quella occasione, il padre di una vittima, una tragedia dalla quale nessuno si deve sentire distante. Ringrazio in particolare oggi la Preside Antonella Ruggeri per aver voluto organizzare, tornando su questi temi per certi versi vicini, una bella e importante giornata di riflessione, vorrei definirla anzitutto così. Alla presenza del Presidente Piero, mi permetto di dire Grasso, al quale va il mio deferente saluto e ringraziamento per essere qui a Rio Nero in Vulture, questa bella parte della Basilicata. Un saluto al sindaco di Rio Nero, l'avvocato Mario Di Nitto, e alle autorità presenti, oltre che al corpo docente, e a voi tutte e tutti ragazze e ragazzi. Lo ricordava prima nel suo intervento la studentessa Antonella, vero? E quindi io vorrei introdurre questa giornata proprio partendo da alcune famose parole pronunciate da Giovanni Falcone in una celebre oramai celebre intervista del 1991. Cito, virgolettato, la mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano come tutti i fatti umani a un inizio e avrà una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave, che si può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. Care ragazze e cari ragazzi, io vi dirò che il ricordo delle stragi di 32 anni fa, giorni mai lontani, così drammatici, cupi, segnati da tanta violenza e da tanto dolore, dentro di me permane, e permane ancora vivi, pienamente vivo, provocando orrore e reazione ogni giorno, e vi spiego perché. All'epoca, nel 1992, Presidente, ero un giovane consigliere di prefettura, ero entrato nella carriera del mio ministero, della mia amministrazione, del Ministero dell'Interno, da meno di 2 anni, ed ero pieno di tanta voglia di fare. In quei giorni però ebbi la netta sensazione, in quei terribili giorni, che i migliori alleati della mafia, che portarono a quelle morti assurde, non erano stati soltanto la complicità e la connivenza, ma c'erano anche una buona dose di, come dire, di invidia e di incompetenza. Falcone e Borsellino morirono sapendo di essere rimasti soli, osteggiati persino da propri colleghi e da una inefficienza cronica dello Stato. Guardate, lo dico da rappresentante dello Stato su questa parte del territorio. La mafia e le altre organizzazioni criminali hanno da allora subito profonde trasformazioni. Resta però la stessa pervicace capacità aggressiva. Prima era sfrontata, come sappiamo, ora è strisciante e sotterranea nei confronti del nostro paese. Veniamo a questa parte della nostra regione, della nostra realtà. Spesso si è parlata di questa regione, la Basilicata, come di un'isola felice, mentre che diverse inchieste negli ultimi anni e anche più di recente, in verità, hanno dimostrato una vera e propria presenza criminale radicata in territori che per troppo tempo colpevolmente erano stati considerati immuni.
Si tratta di un fenomeno che abbiamo sottovalutato tutti a lungo. Anche le stesse istituzioni lo hanno fatto. La criminalità mafiosa, seppure colpita duramente, mantiene sempre una grande capacità di trasformarsi e di mimetizzarsi. Il rischio di inquinamento mafioso, specie nel nostro fragile tessuto economico, è altissimo. In una lunghissima stagione di diffusa sofferenza sociale ed economica, dalla quale abbiamo grandissime difficoltà qui ad uscire. Che ci sia questa presenza strisciante e pervicace lo dimostra, vi do un dato per tutti che riguarda e tocca più direttamente il mio ufficio, lo dimostrano le numerose, vorrei dire numerosissime, per quello che mi è stato anche additato, interdittive antimafia nei confronti di aziende del territorio che ho adottato dal mio arrivo qui in provincia di Potenza. Lo Stato democratico non deve mai abbassare la guardia, lasciandosi andare alla sensazione illusoria di un nemico sconfitto. Non lo faccia lo Stato, ma non fatelo voi, ragazze e ragazzi. La ripartenza del nostro Paese oggi è impegnato, ne parlavamo prima, nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, non può prescindere da un necessario sforzo comune di coesione sociale ed economica, agendo quindi su due fronti per quanto mi riguarda in particolare. Dobbiamo impegnarci anzitutto al massimo con le nostre migliori energie perché non venga abbandonato e lasciato indietro nessuno. Chi rischia di perdere il lavoro o la propria attività o che un lavoro non ce l'ha. Categorie queste che più in particolare sono vulnerabili alle blandizie criminali. Ma vi è un concreto pericolo di infiltrazioni all'interno del tessuto imprenditoriale, specie di quello più fragile da noi, cioè quello delle piccole e delle medie imprese. Le mafie sono da sempre connotate e caratterizzate da una notevole capacità di penetrazione, di infiltrazione, e potrebbero aggredire la nostra economia. In verità lo stanno già facendo, attraverso lo svuotamento delle aziende indebolite. In che modo? Con l'usura, il riciclaggio, l'intermediazione di manodopera, solo per ricordare i sistemi più noti e più diffusi. Le istituzioni tutte sono chiamate, e quindi mi sento personalmente chiamato, ad uno sforzo corale da compiere insieme alla comunità che deve proporsi come parte attiva e solidale. Care ragazze e cari ragazzi, oggi è necessario declinare la legalità, lo diceva prima la nostra preside, non solo come momento, come può essere quello di oggi, com'è senz'altro quello di oggi, solenne in ricordo di tutte le vittime di mafia, di chi ha pagato con la propria vita l'impegno di servitore dello Stato, ma con una, come dire, rinnovata acquisizione di consapevolezza di una fase delicatissima come quella che stiamo attraversando, perché prima siamo usciti da una emergenza tremenda, quella sanitaria, come è noto, ma adesso siamo ripiombati da due anni oramai in uno scenario di crisi internazionale non meno drammatico e pericoloso. Ancora oggi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono grandi ed attuali esempi morali per voi giovani come per tutto il Paese. Esempi di passione civica, di senso delle istituzioni, di abnegazione e spirito di sacrificio fino all'estremo.
In quei giorni del 1992, con l'assassinio prima di Giovanni Falcone e poco dopo di Paolo Borsellino, sembrava che insieme al dolore in verità prevalesse lo scoramento, che il sacrificio di tante persone cadute nella lunga lotta alla mafia si rivelasse inutile. Oggi in verità, proprio in questo momento così difficile, di questo scenario così cupo, potremmo avvertire la stessa sensazione di impaurimento e di sfiducia. No. All'epoca la società civile seppe acquisire una consapevolezza e una capacità di reazione crescenti, destinate a consolidarsi nel tempo. Ecco, oggi come ieri, vorrei dire questo, non devono prevalere paura e sfiducia, ma coraggio e sacrificio per il bene comune. Oggi come ieri dobbiamo stringerci attorno alla nostra identità di cittadini e reagire tutti insieme. Per questo, da prefetto di questa provincia, ritengo sempre molto importante ogni giorno nel mio piccolo, e chiedo di farlo a tutti quanti presenti in questa aula, di ricordare il sacrificio di tutte le vittime delle mafie per diffondere e condividere il senso profondo del loro impegno, soprattutto nei confronti di voi giovani, per cercare i modelli tra chi ha guardato al bene comune. Nessuno, come singolo piuttosto che come membro qualificato di una comunità più ampia, può e deve sottrarsi dal percorrere questo cammino difficile con decisione, con fermezza e con senso di responsabilità. Mi avvio alla conclusione, forse mi sono anche allungato, ma era un'occasione nella quale, troppo preziosa per me, nella quale desideravo e ritenevo di mettere queste parole bene in chiaro alla presenza del Presidente Grasso. E quindi per concludere voglio ricordare delle parole bellissime pronunciate da Paolo Borsellino a Palermo a giugno del 1992, durante la fiaccolata dei Boy Scout della Gesci, in ricordo di Giovanni Falcone. Paolo Borsellino era ignaro e al tempo stesso tragicamente consapevole che da lì a qualche giorno, a qualche settimana avrebbe seguito la stessa drammatica sorte dell'amico magistrato. E queste sono le parole che ho sempre bene impresse sulla mia scrivania. Il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata si riferiva alla Sicilia, ma potremmo farlo pensando al nostro paese tutto quanto. Non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione, è troppo semplice pensare solo a questo, ma la lotta alla mafia deve essere anzitutto un movimento culturale e morale che coinvolge tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire, ascoltate e pesate queste parole una per una, a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ecco, stringendoci attorno a questi simboli, oggi è ancora necessario da parte di tutti noi un profondo atto di impegno civico per sentire insieme di essere un paese ancora unito, avversare responsabilmente la cultura della sopraffazione e della prevaricazione. Grazie Presidente per essere qui. Grazie, grazie Eccellenza, ci ha colpiti tutti per la profondità di queste sue riflessioni e nel ricordo finale ha concluso questo suo intervento con una citazione, una riflessione che viene da Paolo Borsellino, quindi la ringraziamo per aver dato ai ragazzi, per aver donato ai ragazzi parole belle e profonde. Grazie. La parola al Sindaco per il saluto. Thank you.
Grazie Preside, grazie al corpo docente, grazie a tutti quanti voi ragazzi che siete i protagonisti di questa giornata. Ma a me compete ed è doveroso, oltre che un onore, dover ringraziare e salutare tutte le autorità presenti, Sua Eccellenza il Prefetto, e soprattutto ringraziare e dare il benvenuto qui a Rio Nero al Presidente Grasso, che voi avete la fortuna oggi di incontrare dal vivo grazie alla tenacia dei vostri insegnanti e della vostra preside, e che è un'occasione unica anche per voi, che vi affacciate sempre più al mondo degli adulti e quindi a quel mondo che è fatto di tante contraddizioni con le quali voi siete quotidianamente ormai costretti a scontrarvi, a misurarvi, a relazionarvi. Il Presidente Grasso è, come anche gli altri simboli di cui si è parlato, è un simbolo vivente però, di una fase storica particolare per l'Italia, ma è un simbolo vivente di ciò che è ancora un tema di strettissima attualità e che sarà sempre un tema di strettissima attualità, perché la legalità e la giustizia sono dei valori che vanno riattualizzati ogni giorno, di cui bisogna parlarne. Non ci sarà mai un momento in cui bisognerà smettere di parlarne, perché nel momento stesso in cui si smetterà di parlarne vorrà dire che si sarà prestato il fianco al riemergere delle forme più virulente di disseminazione della illegalità e dell'ingiustizia. Dico legalità e ingiustizia perché, Presidente, questi ragazzi e non solo hanno avuto nel corso di questi 2 anni, e io diciamo sono testimone oculare di tutto questo, ha avuto diverse occasioni di discutere di questi temi, e io di questo non smetterò mai di ringraziare gli educatori. Lo hanno fatto con Giovanni Impastato l'anno scorso, lo hanno fatto con Don Ciotti alcuni mesi fa, e lo hanno fatto anche misurandosi da una prospettiva sul tema della legalità che non è usuale, perché spesso la legalità viene confusa con la retorica e anche quello non è il giusto modo di affrontare il tema della legalità. Con Don Ciotti per esempio il tema dell'iniziativa era la giustizia sociale, perché non c'è legalità senza giustizia sociale, l'illegalità si annida dentro ogni forma di diversità e di prepotenza, e quindi discutere di legalità significa discutere della tolleranza, della necessità di dover tollerare la diversità, di dover accettare la diversità, di doverla accogliere in ogni sua forma e di dover anche contrastare tutti quelli che sono i modelli sbagliati della società nella quale viviamo, in cui si esaltano alcune presunte virtù come quelle della ricchezza e soprattutto della ricchezza facile, e si nasconde che in questo mondo dobbiamo provare a convivere civilmente tutti, provando a capire che nell'altro c'è una ricchezza e non un'occasione di impoverimento. Discutere in questi termini significa anche discutere di mafia, perché la mafia, come vi racconterà il Presidente Grasso, che voi avete, ve lo ripeto ancora una volta, la fortuna oggi di avere qui. Io ricordo che quando ero seduto al vostro posto ebbi occasione, ieri gliel'ho confidato in 2 secondi, di avere contatto col Presidente Grasso, che all'epoca fece un libro intervista a un giornalista che a quel tempo scriveva sull'Unità e che si chiamava La mafia invisibile, in cui parlavamo di un contesto abbastanza diverso, eravamo ancora non così lontani rispetto agli anni delle stragi, e in ogni caso nel corso di questi anni, come ogni fenomeno, anche la mafia si è trasformata, il che non significa che è scomparsa, ma come vi dirà poi il Presidente, perché non è materia mia, si è profondamente trasformata, e quello fu per me uno stimolo importante. Io mi sono ritrovato poco dopo sui banchi di giurisprudenza anche grazie
a stimoli come quelli che indirettamente ho appreso da queste letture. Questo lo dico per dirvi che è molto importante misurarsi con alcune questioni di questo tipo, perché ve le dovete portare avanti nel corso della vita, perché si è fautori di legalità in ogni condizione, sui banchi di scuola, dalla cattedra, nelle istituzioni piccole e democratiche come quelle che possono essere i comuni, gli enti locali, le prefetture, perché si è costruttori di legalità quando si rigetta la tendenza a approcciarsi all'altro in termini di prepotenza e di violenza. È questo quello che non ci deve mai sfuggire ed è questo quello che voi dovete sempre tenere bene a mente, perché ci saranno sempre delle tentazioni e ci saranno sempre delle molteplici occasioni in cui si pensa che la via più facile sia quella preferibile, e invece la vita è fatta per metterci costantemente alla prova, e spesso tra la strada in discesa e quella in salita è preferibile prendere quella in salita, anche se può sembrare più facile prendere la discesa. E il presidente Grasso ha accettato di vivere un'esistenza tra tante gioie e soddisfazioni professionali, ma anche tra tante difficoltà di vita e umane, nelle varie occasioni professionali che ha avuto la fortuna e l'onere di dover vivere. Ma il suo percorso di vita è stato anche caratterizzato dalla possibilità di aver visto le questioni con le quali si è misurato da diverse angolazioni, da quella di magistrato e poi da quella invece di istituzione politica. E questo io penso che sia sicuramente uno degli aspetti che gli consente oggi di misurarsi con voi e di trasferire a voi quelle che sono ovviamente delle esperienze e anche delle riflessioni maturate nel tempo, con la consapevolezza dell'importanza di dover portare questi messaggi anche alle più giovani generazioni nel lavoro che oggi svolge, che è soprattutto quello di trasferire, di costruire cultura della legalità. Perché, e non voglio ripetermi, spesso si confonde la legalità con la repressione. La legalità è anche repressione in alcuni casi, ma a furia di reprimere non si affermerà mai la legalità. Bisogna agire su più fronti. È quello che è il fronte forse anche più complicato, perché ha bisogno di molti interpreti e non di singoli eroi, è quello della costruzione della cultura della legalità. Ma di questo, se dopo la giornata di oggi, dopo le tante giornate che voi avete vissuto nelle vostre classi, con i vostri docenti, con la vostra preside, con i vari ospiti che avete avuto occasione di incontrare, se dopo tutte queste giornate anche voi sarete diventati, come io sono sicuro che già siete, piccoli costruttori di legalità, il mondo effettivamente potrà cambiare ed una nuova cultura della legalità potrà continuare ad affermarsi. Per questo io vi ringrazio per questo incontro e per questa occasione. Ringrazio sentitamente il presidente Grasso per essere qui. Sarà sempre il benvenuto a Rio Nero in Vulture. Vengo qua per superare il tavolo, perché già il tavolo mi dà una sensazione di distacco rispetto a voi, quindi venendo qua mi sento molto più vicino. Non solo, ma perché non vorrei parlare da cattedra né essere così come uno che fa lezioni o cose varie, niente di tutto questo. Normalmente io introduco con un discorso, però ho sempre la paura che se qualcuno ha una curiosità, un qualcosa, una domanda, qualcosa da approfondire, che non ci sia il tempo, e poi qualche volta questi incontri finiscono con qualcuno che mi diceva: io volevo fare una domanda e non ho avuto il tempo. E allora
Mi piace cambiare il format, diciamo, di questo incontro, perché oggi io voglio che protagonisti di questa giornata siate voi e non io. Io sono qua per ascoltare le vostre domande, perché vedete, questo grande insegnamento me l'ha dato proprio Paolo Borsellino, il quale l'ultimo giorno di vita, pensate, si è alzato alle 5 del mattino. Era un momento in cui era pieno di dolore, di tristezza, era preso da un'ansia terribile di cercare i responsabili della strage che aveva coinvolto il nostro amico e collega Giovanni Falcone, la strage di Capaci. E lui quel giorno, nonostante questo stato d'animo, cosa fa? Si mette alle 5 del mattino al suo tavolo di lavoro per rispondere a delle domande che gli avevano fatto dei ragazzi di un liceo di Padova, che avevano fatto un'assemblea come questa, un incontro come questo di oggi, e lui non era potuto andare, e questi ragazzi pensavano non possono restare senza risposta alle loro domande. E gli avevano mandato delle domande scritte e lui si era messo lì a scrivere e a rispondere. Riesce a rispondere alle prime tre, poi la giornata era il 19 luglio, e gli telefona sua figlia dall'estremo oriente, dalla Thailandia, che era in vacanza con degli amici, poi il procuratore della Repubblica, poi la giornata prende una strada diversa, con la famiglia va a mare nella sua casa, fa il bagno, il pomeriggio poi va a trovare la madre e lì la strage. Ecco, lui riuscì a rispondere solo a tre di quelle domande. E allora io, pensando che quelle domande comunque devono avere una risposta, ho scritto un libro in cui ho completato quell'opera di Paolo Borsellino, con Paolo Borsellino parla ai ragazzi. E proprio perché sono estremamente convinto che oggi i ragazzi hanno bisogno di ascolto, soprattutto di ascolto, cosa che è diventata sempre più difficile nel mondo così come è cambiato di relazioni, con spesso un isolamento, con un aggeggio che teniamo sempre fra le mani, pronti, appena abbiamo un attimo libero, certamente lo abbiamo fra le mani, quello strumento che è di comunicazione ma è anche di intrattenimento, che ci sottrae spesso a dei rapporti personali, a delle relazioni. Allora io oggi voglio fare al contrario. Ecco, se qualcuno ha qualche domanda, qualche cosa, visto che mi si dice che avete letto il libro, che avete già conosciuto alcune delle cose che già vi sono state dette, perché proprio quella lettera, quell'intervento fatto davanti ai Boy Scout dopo un mese dalla morte di Giovanni Falcone, ecco, ho pensato che erano così belle quelle parole che le ho inserite nel libro, e sono, quindi qualcuno già le ha lette. E con la forza e l'importanza che vi è stata ricordata dal Sua Eccellenza il Prefetto, ecco, sono parole veramente forti che valgono per Giovanni Falcone, valgono per tutti noi, valgono anche per Paolo Borsellino, che non sapeva in quel momento o forse lo sospettava, che stava per avviarsi verso la stessa fine. Bene, allora, chi è che scioglie il ghiaccio? Chi è il primo? Allora, seguiamo un ordine. Ora venga un ragazzo di ogni terza che ha preparato la domanda. Partiamo dalle terze. Io preferirei, siccome per guadagnare tempo, che si raccolgano via via. Sì, facciamo ai fatti. Allora, i ragazzi delle terze, venite qua. Dove siete? I ragazzi delle terze che hanno preparato le domande. Dai. Quante ne raccogliamo? Tre o quattro? Via via, che io rispondo alle prime domande, si vengono altri. Vieni qua. Dite il vostro nome, la classe. No, io li voglio proprio sul palco, con me, se no scendo io, ma non mi vedono poi là sopra. Salite qua.
Ce la fai a salire? Siete... Ti do una mano. Ecco. Ok. Vieni allora qua. Iniziate voi, iniziate voi. Vieni qua. Te lo tengo io, no? Se no te lo prendete o me lo date più. Salite, salite. Salve. Te lo tengo io. Sì. Ti chiami? Paola Grosso, della classe Paola. Terza L. Terza L? Dov'è la terza L? Fatevi vedere. Parla per sé o parla anche per voi? Ma per tutti, va bene. Allora. Lo tengo io. È del 2 aprile la notizia di una lettera aperta. Un applauso di incoraggiamento, dai. Dai Paola, Paola sei tutti noi, dai. Dai, dai. È del 2 aprile la notizia di una lettera aperta firmata da 108 magistrati rivolta ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura affinché nell'esercizio delle loro prerogative ordinamentali esprimano a tutela del prestigio e del valore costituzionale dell'indipendenza dell'ordine giudiziario un motivato e deciso parere contrario all'approvazione dello schema di decreto attuativo avvenuta durante il Consiglio dei Ministri lo scorso 26 marzo, vale a dire l'introduzione dei test psicoattitudinali per coloro che vorranno entrare in magistratura a partire dal 2026. Lei, Presidente Grasso, come interpreta la crescente tensione che sta surriscaldando il mondo della giustizia in questi ultimi mesi e quale sarebbe stata la presa di posizione del suo amico Giovanni Falcone? Andiamo proprio sull'attualità, a piedi uniti, proprio così, un intervento. Parliamo dei test psicoattitudinali che si vogliono introdurre per l'ingresso in magistratura, non per tutta quanta la, diciamo, la professione di magistrato. Diciamo che, per carità, che bisogna vedere questi test. Quale scopo hanno? Perché ci si lamenta che i magistrati effettuino un controllo piuttosto profondo sulle attività magari della politica e allora cosa succede? Che questi test riusciranno a bloccare o a far vedere chi non ha quell'equilibrio, quel buonsenso che deve essere alla base del lavoro di qualsiasi professionista, non solo dei magistrati, ma pensate un medico che non sia veramente adeguato alla sua funzione o un chirurgo a cui tremi la mano, diciamo, voglio dire, vi immaginate, no? Oppure, voglio dire, si potrebbero pretendere per tante categorie. Io penso che alla fine questi test non produrranno nulla di particolare perché la stessa magistratura e lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, lo stesso diciamo Ministro della Giustizia o il Procuratore Generale della Cassazione, quando c'è qualche magistrato che non fa, dimostra di non fare bene il proprio lavoro, può intervenire con un'azione disciplinare. E quindi se ci sono delle manifestazioni che dimostrano attitudini non corrispondenti al ruolo, si può intervenire già sin d'ora, non c'è bisogno di un test, soprattutto un test che non si sa bene cosa voglia accertare. Cosa deve accertare? Che come si deciderà il futuro magistrato, come cosa deciderà nel merito della sua professione, delle varie, diciamo, cause, dei vari processi? Io penso che questo sia solamente un segnale, siccome in passato diciamo più volte è stato detto che i magistrati appunto sono delle persone quasi fuori di senno perché diciamo c'è stato un attacco da altri poteri, diciamo, in Italia noi abbiamo la separazione dei poteri, per cui c'è il potere della magistratura, anche se è un ordine, l'ordine giudiziario, il potere della politica, il potere legislativo, il potere dell'esecutivo, del governo. E spesso questi, diciamo, ci sono dei contrasti tra questi poteri e la magistratura chiaramente cerca di fare
al meglio il suo compito di controllo della legalità. Oggi parliamo di legalità e bisogna vedere come si fa questo. Io penso che effettivamente quello che è il dono che deve avere un magistrato è quello dell'equilibrio. Io per 43 anni ho fatto il magistrato, quindi so che allora non c'era internet, non c'era Google, non c'erano gli archivi informatici e ci voleva anche una buona preparazione di base. Oggi forse questo si può aggirare, nel senso che basta consultare l'archivio della Cassazione, cioè tutte le sentenze, ma quello dell'equilibrio e del buonsenso certamente è qualcosa che ogni magistrato deve avere. E questo però si acquisisce col lavoro, non si acquisisce certamente prima di entrare in magistratura. Quando ti rendi conto dell'importanza della funzione, che è una delle funzioni più importanti, perché un uomo che spesso giudica un altro uomo, un uomo che ha un potere di indagare, di entrare dentro la privacy dei cittadini, quindi un potere veramente importante che deve essere maneggiato con cura e quindi con equilibrio. Quindi io penso che questo sia effettivamente importante. Non credo che però questo possa venire fuori dai test psicoattitudinali, ma piuttosto deve venire fuori da chi già immagina di fare il magistrato, lo deve fare con l'umiltà, con quel senso del dovere che aveva appunto Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Grazie. Grazie a Paola. Ti chiami? Pier Matteo. Pier Matteo, classe? Terza F. Dov'è la terza F? Non c'è la terza F, sei solo? C'è. Dov'è? E alzate la mano, ma siete pigri o siete addormentati? Terza F? Oh! E dai! Buongiorno innanzitutto. Ciao! Qual è stato il momento più significativo che ha condiviso con Giovanni Falcone durante la sua carriera e cosa vorrebbe che i rettori ricordassero di Giovanni Falcone? Allora, qual è stato il momento di Giovanni Falcone? Il momento in cui un presidente del tribunale un giorno mi chiamò mentre io ero in vacanza nella mia casa al mare di Mondello, vicino Palermo, e il presidente del tribunale mi telefonò e mi disse: Grasso, vieni, ti devo parlare. Io dissi timidamente, Presidente, ma io veramente sono in ferie, sono in vacanza, posso venire quando riprendo servizio? Dice no, devi venire subito. Allora approntai una piccola bugia, dissi: ma c'ho la macchina dal meccanico, non posso venire. Non ti preoccupare, ti mando a prendere io con la mia macchina e con l'autista. E allora non potei fare a meno che levarmi i pantaloncini, così mi mette giacca, cravatta e andare da questo presidente del tribunale. Arrivo e mi incomincio a dire: Grasso, perché tu sei un bravo magistrato, sei uno diligente, un gran lavoratore, hai anche la stima degli avvocati. Ho detto: alt, dov'è la fregatura? Perché uno che ti manda a prendere con l'autista e poi ti incomincia a dire che sei bello, buono e bravo, dico, c'è qualcosa che non va. E in effetti il presidente mi disse, io già l'avevo capito: io vorrei che tu accettassi di fare il giudice nel maxi processo contro la mafia, che Falcone e Borsellino stavano finendo di istruire. Ed era un momento anche di particolare pericolo, perché si temevano degli attentati nei loro confronti, tant'è che erano stati mandati per la loro sicurezza in un carcere di massima sicurezza alla Sinara per finire di scrivere quel provvedimento che mandava a giudizio centinaia di mafiosi. E quindi, fra l'altro, il presidente mi disse: ho cercato anche altri magistrati che potessero fare i presidenti della Corte d'Assise che doveva giudicare appunto i mafiosi, e molti mi hanno presentato certificato medico, e molti dicevano che devono andare in pensione,
anticipata, che c'erano delle incompatibilità, insomma non riesco a trovare il presidente, intanto tu lo vuoi fare il giudice all'atere. Ho detto altro, devo prima parlare con la mia famiglia, perché capisco che da un giorno all'altro la mia vita cambierà. Parlo con mia moglie e dico: guarda, il presidente mi ha offerto di fare il giudice nel maxi processo, ma capisci che se io accetto la nostra vita cambierà completamente, perché da un giorno all'altro saremo attorniati dalle scorte con giubbotti antiproiettili, mitre in mano, perderemo la nostra libertà, saremo oggetto di minacce, di calunnie, di diffamazioni, di delegittimazioni, non potremo più fare le nostre passeggiate sulla riva del mare. E mia moglie, che però sapeva che io avevo la passione di fare il magistrato, mi disse: ma tu, quella è la tua missione, accetta, e quello che verrà lo prenderemo, lo affronteremo insieme. E quindi io tornai dal presidente del tribunale e dissi che accettavo. Subito dopo mi recai da Giovanni Falcone. E lui mi squadrò e disse: io sono il giudice che farà il maxi processo, quello che voi state finendo. Mi squadrò e mi disse: vieni con me. Questo è il mio ricordo più vivido con Giovanni Falcone. Questo primo impatto, io già lo conoscevo, ma è stato proprio quell'impatto. E lui uscì dalla stanza, attraversò il corridoio, aprì una porta di un'altra stanza e mi disse con aria plateale: ecco, ti presento il maxi processo. Io entro in quella stanza e vedo una stanza con quattro pareti, con gli scaffali fino al tetto, con tanti faldoni, con dentro tutte le carte delle indagini che avevano fatto loro. Pensate, erano 400.000 fogli che io dovevo studiare, perché allora il processo si faceva con un'altra procedura, che i magistrati dovevano studiare tutto quello che i giudici istruttori avevano fatto nelle indagini. E vi assicuro, mi si gelò il sangue. E vidi però che Falcone mi osservava, voleva vedere le mie reazioni. E allora io gli dissi: dov'è il primo volume? E lui capì, se ne uscì con un sorriso, capendo che io volevo impegnarmi e che subito volevo iniziare a studiare tutte quelle carte. E allora mi dette uno sgabuzzino accanto a quella stanza dove io andavo. Prendevo un faldone, lo aprivo, pigliavo appunti, leggevo, e mentre mi trovavo in quella gran confusione e non sapevo cosa cercare prima in quel mare di carte, arrivò Paolo Borsellino, il quale mi vide in quella confusione e mi disse: ti aiuto adesso io. Mi mise una mano sulla spalla e mi diede una copia dei suoi appunti, che erano copia di alcune agende, alcune rubriche, dove c'erano segnati tutti gli atti più importanti che dovevo leggere assolutamente in quel mare di carte. Per esempio gli interrogatori degli imputati, le dichiarazioni dei pentiti, dei collaboratori di giustizia, gli omicidi che erano stati commessi. Insomma, allora non c'era Google, ma era il mio Google che mi aveva dato il mio internet che mi aveva dato Paolo Borsellino con i suoi appunti, e quindi andai a prendere le cose più importanti, e questo mi aiutò moltissimo, perché ho guadagnato un sacco di tempo per studiare veramente le cose importanti. E dopo, questi quindi furono i primi rapporti con questi colleghi così meravigliosi. Mi sentii come fra fratelli che si aiutavano. E prima di entrare poi nell'aula del maxi processo, una volta incrociai il capo del pool antimafia dell'ufficio istruzione, Antonino Caponnetto, che aveva sostituito il giudice Rocco Chinnici, che era stato ucciso dalla mafia. E mi disse, dandomi un buffetto sulla guancia: vai avanti ragazzo, io ero giovane, a testa alta e schiena dritta, e segui sempre la voce della tua coscienza. Una
frase che non ho mai dimenticato e che ho sempre cercato di applicare. Sono Martina e rappresento la classe terza B. Terza B? Ah, questi sì che si fanno vedere, vedi? Volevamo chiedere, per quanto riguarda la morte di Giuseppe Letizia, avevate già pensato si trattasse di mafia? Allora, il caso di Giuseppe Letizia è un caso che, con cui ci confrontavamo spesso con Giovanni Falcone, perché è un caso emblematico per comprendere la mafia di quei tempi e comunque la mafia di sempre, che come viene rappresentata. Perché? Giuseppe Letizia era un ragazzino come voi che sarebbe dovuto andare a scuola e invece, siccome il padre era un povero contadino di Corleone, aiutava il padre nei campi e soprattutto a custodire un gregge. E questo gregge stava appunto in una collina sopra Corleone. La notte in cui lui doveva stare lì per difendere il gregge dall'attacco delle volpi, dei lupi, bene, sente un rumore, arriva una macchina con dei fari e vede delle ombre che lo spaventano, sente dei rumori, addirittura sente dei colpi di pistola e quasi sviene dalla paura. Il giorno dopo suo padre, quando lo va a prendere all'ovile, lo sente che questo ragazzo farfugliava, sembrava fuori di sé. Padre, un povero contadino ignorante, cosa può fare? Lo porta in ospedale, ma non sa che in ospedale il direttore sanitario dell'ospedale era un certo Michele Navarra, che era il capo mafia di Corleone. E questo bambino, che aveva assistito a un fatto molto grave, il giorno dopo che viene ricoverato muore per un'iniezione letale. Nel referto c'è scritto che è morto per intossicazione. Poi avviano delle indagini e si scopre che quella notte era scomparso dal paese un certo Placido Rizzotto, che era un sindacalista che difendeva i diritti dei lavoratori, degli agricoltori, che volevano le terre che invece i mafiosi si prendevano, oppure che proteggevano per i grossi proprietari terrieri, a favore dei grossi proprietari terrieri. Quindi qualcuno che voleva l'eguaglianza dei cittadini, che voleva dare lavoro, veniva tolto via dalla mafia. E quindi si fa, dopo qualche tempo arriva un baldo capitano dei carabinieri che era stato mandato a Corleone per combattere il banditismo e che si chiamava Carlo Alberto Dalla Chiesa. Bene, quel capitano si mette d'impegno per cercare di capire, di collegare quello che era successo quella notte, e attraverso degli informatori del carcere di Lucciardone riesce a individuare le persone che avevano in quella notte sequestrato prima e poi fatto scomparire dopo averlo ucciso il corpo di Placido Rizzotto. Bene, questi confessano dinanzi ai carabinieri. Uno di loro, un certo Luciano Liggio, è latitante e sarà uno che riempirà le cronache della storia della mafia. Ebbene, due di essi vanno a processo e però la mafia li fa ritrattare tutto quanto. E quindi il processo poi si conclude con un'assoluzione per insufficienza di prove, nonostante Dalla Chiesa era riuscito a fare un sopralluogo in una foiba, in un anfratto della montagna, trovando dei resti di indumenti che pensavano che potessero essere appunto di Placido Rizzotto. Ma non bastò questo. E quindi
i responsabili vengono assolti e Ligio, che era latitante, rimane assolto da latitante. Poi, allora, perché parlavamo di questo fatto con Falcone? Perché questo dava l'esatta misura di cos'era la mafia. Intanto che era rappresentata, poteva essere rappresentata anche da persone assolutamente insospettabili, come il direttore sanitario di un ospedale. Del resto abbiamo un esempio abbastanza recente, cioè che colui che dava l'identità a Matteo Messina Denaro era un architetto che lavorava a Limbiate, a Milano, all'ufficio tecnico del comune di Limbiate, voglio dire, tra persone insospettabili. Ecco, questa è una caratteristica. Poi il fatto che la mafia difendeva il potere di alcuni privilegiati come i proprietari terrieri, uccidendo le persone che difendevano invece i diritti degli agricoltori. Quindi la mafia come negazione dei diritti, dell'eguaglianza, una mafia che va contro il lavoro. Terzo, una giustizia che non riesce, nonostante gli sforzi di persone così impegnate come dalla Chiesa, a dare una sentenza ai responsabili di quel fatto. E quarto, il fatto che nemmeno i genitori avevano collaborato con i carabinieri che avevano fatto le indagini, perché tanto era la paura e l'omertà in quel contesto che nemmeno loro avevano dato aiuto. Quindi l'omertà come una base fondamentale di mancanza di collaborazione con la giustizia. E infine una mafia che non esita a uccidere un bambino innocente pur di eliminare un testimone oculare di un omicidio e quindi assicurarsi l'impunità. Ecco, questi sono tutti quegli elementi che ci fanno capire che non è vero che la mafia, come vuol far credere, non uccide donne e bambini, che vuole fare il bene delle persone, che cerca di catturare anche il consenso di chi sta attorno a lei. Non è vero. Questo era quello che ci ha spinto ancora di più, a me e a Giovanni Falcone, a impegnarci per combattere questo fenomeno. Ecco perché Giuseppe Letizia è all'inizio del mio libro come qualcosa che vi dà l'idea di quello che è la mafia. Buongiorno, io sono Emanuele della classe terza G. Come ti chiami? Emanuele. Terza G, in fondo. Baffetto d'oro. Dov'è la terza G? Un po' sparpagliati, ma insomma ci siamo. Ritiene che le politiche di contrasto alla mafia messe in atto fino ad oggi abbiano dato i loro frutti, riuscendo a indebolire la rete della criminalità organizzata? Ma io penso che i frutti ci sono stati. Allora pensate che con le stragi di Falcone e di Borsellino la mafia ha fatto un pessimo affare, perché da quel momento è iniziata una repressione che ha coinvolto tutte quante le forze delle istituzioni, che devo dire che quella mafia lì, quella mafia stragista, quella mafia che uccideva i rappresentanti delle istituzioni, quella cupola mafiosa è stata tutta debellata e in carcere. Sono morti Riina, Provenzano, lo stesso Matteo Messina Denaro, che pur catturato dopo 30 anni di latitanza, anche lui è morto in carcere. E quindi diciamo il successo c'è stato sotto questo profilo, però ancora non possiamo dire che la mafia è stata completamente distrutta, perché ha cambiato volto. Non è più quella mafia violenta di un tempo, ma una mafia che è tornata all'antico, una mafia che cerca di infiltrarsi e di incunearsi nelle attività, tra le istituzioni e anche nelle attività economiche legali, sfruttando tutto quel capitale illegale che riesce ad accumulare con i traffici illeciti. E quindi ecco che oggi bisogna stare ancora più attenti, come diceva il prefetto,
per cercare di non abbassare la guardia e mantenere vigile l'attenzione per scoprire dove può infiltrarsi. Ma naturalmente questo può succedere perché? Perché la mafia, oltre a quelli che ne fanno parte, che entrano con il giuramento, con tutta una cerimonia che è descritta nel libro, beh, la mafia ha bisogno anche di coloro che stanno al di fuori per avere una forza. Pensate, se hanno i soldi sporchi che vengono dal traffico di stupefacenti, li vogliono ripulire, riciclare, farli vedere che non vengono più da quella, hanno bisogno di un commercialista, hanno bisogno di qualcuno che abbia le competenze per poter fare quel tipo di lavoro che non è nelle loro competenze, non sanno come fare. Quindi, questo per fare un esempio, ma in tanti altri campi, per esempio, cercano di coinvolgere anche gli imprenditori onesti cercano di coinvolgerli in attività illegali, per esempio offrendo dei servizi come lo smaltimento dei rifiuti, soprattutto quelli pericolosi, a prezzi inferiori rispetto a quello che potrebbe essere uno smaltimento legale. E come? Certamente poi inquinando l'ambiente, perché quei rifiuti vengono poi depositati in territori che ricevono un danno poi ambientale. Quindi vedete, una mafia che piano piano cerca di allargarsi, e quindi dobbiamo continuare in questa azione prima di individuazione, ma c'è bisogno di tutti noi. Ciascuno di noi deve dire no. Alle volte qualcuno mi chiede: ma come si fa? E come si fa se è difficile scoprirla? È difficile pure fare le indagini, perché non ci sono espressioni di questo fenomeno come una volta violenza, minaccia, estorsioni, pizzo, attività incendiarie. Per esempio, prima la mafia, anche a Palermo, per fare le estorsioni, per il pizzo, buttava una bottiglia incendiaria davanti a un negozio e correvano polizia, carabinieri, vigili del fuoco per capire cosa era successo, e si vedeva l'esistenza di un fenomeno che era quello del pizzo, delle estorsioni. Quando adottò una strategia diversa, dopo le stragi, dopo la repressione, la strategia della sommersione, di non farsi più notare con atti violenti. E quindi cosa facevano? Mettevano la colla, l'attac nelle serrature delle saracinesche dei negozi, e così chi la mattina andava per aprire il proprio negozio non chiamava nessuno, ma si rivolgeva a quello accanto che invece l'aveva aperto e dice: tu come hai fatto? E quello gli indicava come fare per poter evitare questo. E quindi sembrava che il fenomeno del pizzo fosse scomparso, invece era un fenomeno che era diventato sommerso, che non si vedeva più. Quindi, come vedete, hanno incominciato a adottare tutta una serie di sistemi come una vera e propria strategia per rendersi invisibile, per far finta che è scomparsa. Purtroppo non è così, e quindi dobbiamo stare attenti. Soprattutto ognuno di noi, quando si presenta qualcuno che propone una cosa illegale, devi sapere che dietro quell'illegalità ci può essere un interesse anche mafioso che noi non dobbiamo agevolare assolutamente. Grazie. Allora, adesso invito un ragazzo per ogni quarta che ha preparato una domanda a venire qui sul palco. Allora, Ivan il Terribile. E innanzitutto, Presidente, devo ringraziarti per il libro, che è stato molto interessante. Grazie per essere stato qui da noi. Una domanda che le devo fare, che nonostante la morte di Falcone e Borsellino, che erano suoi fidati collaboratori, nella lotta alla mafia riesce sempre ad essere ottimista e determinato nell'impegno per rendere la società in cui vive migliore, oppure
eppure a volte vive momenti di scoraggiamento e demoralizzazione. Grazie Presidente. Grazie. Allora, io tendenzialmente sarei ottimista, nel senso che però mi ha insegnato un certo Gramsci che ci vuole l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione, cioè devi avere la realtà così com'è, devi conoscerla, quindi la ragione deve aiutarti nel farti vedere le difficoltà, ma poi ci vuole la volontà e l'ottimismo di poter superare quelle difficoltà. Quindi tendenzialmente ottimista. Naturalmente nella vita, ragazzi, si hanno momenti di delusione, momenti in cui ti sembra che ti crolla il mondo addosso, momenti in cui ti sembra di subire un'ingiustizia, ma anche nelle piccole cose. Metti che hai studiato e non hai, il professore non ti riconosce il merito che tu ritieni di dover avere, un voto magari che non è quello che ti aspetti, piccole delusioni amorose, insomma, nella vita, nella fanciullezza ci sono tanti momenti. Allora che cosa bisogna fare? Bisogna, come mi ha insegnato Giovanni Falcone, non abbattersi mai, ma cercare di affrontare le difficoltà, di superarle con l'impegno, col sacrificio e ancora essere più forti di prima. Quindi mi raccomando, quando mi succede qualcosa, io avevo mio padre che mi diceva spesso: guarda, nella vita devi, quando succede qualcosa che a te sembra veramente non come te l'aspetti, ti devi fare una domanda: chi ti lo dice che sia una sfortuna? Cioè, nel senso che ogni volta e spesse volte nella mia vita ho potuto constatare che quello che sembrava una cosa negativa poi si risolveva in qualcosa che invece ti aiutava, in qualcosa di positivo. Per cui le coincidenze nella vita alle volte ti danno questa possibilità di superare senza nessuno sforzo anche momenti difficili. Quindi abbiate fiducia e cercate comunque di non abbattervi per le difficoltà che via via incontrerete nella vita. Io ne ho incontrate tante e perciò vi dico: state sicuri, sereni e tranquilli che quelle cose anche più difficili, più complicate, poi alla fine si risolvono. Va bene? Ivan, va bene? Va bene, Presidente. Grazie di tutto e grazie per il tuo libro che è stato, e voi siete veramente una bravissima persona. Grazie Presidente per essere stato qua. Bravo Ivan, tieni il libro Ivan, poi alla fine ti metto una firma, poi alla fine, va bene? Vieni. Sofia della quarta B. Sofia quarta B, dov'è la quarta B? Ah, ecco, lì la vedi tutti insieme. Quarta B. Qual è stata la sfida più grande che ha dovuto affrontare durante la sua carriera di magistrato impegnato contro la mafia e come ha trovato la determinazione per superarla? Allora, chiaramente combattendo la mafia si sa che si affrontano dei pericoli, pericoli per la propria incolumità personale. Pensate che quando io fui chiamato per fare il maxi processo, ve l'ho detto già, c'era il pericolo di attentati anche nei confronti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, erano stati uccisi quell'estate prima un vicequestore di polizia come Ninni Cassarà e Montana, che erano i bracci destri di Falcone e Borsellino nel fare le indagini contro la mafia, nel catturare i latitanti. E precedentemente erano stati commessi una serie di omicidi cosiddetti eccellenti di rappresentanti delle istituzioni. C'era in atto anche a Palermo una guerra di mafia che vedeva centinaia e centinaia di persone che insanguinavano le strade della città. C'era un clima di terrore e quindi si capiva che affrontando quel fenomeno si correvano dei pericoli. Ma vedete,
il problema non era tanto il pericolo che correvo io, che erano messi nel conto, c'erano, ma quando la mafia cercava di colpirti negli affetti, cioè soprattutto nei confronti di mio figlio, che vedete, io avevo già iniziato a studiare tutte quelle carte, come vi ho raccontato, quando un giorno torno a casa, apro la porta e vedo mia moglie con uno sguardo terrorizzato. Non sapevo, non riuscivo a parlare, segnava il citofono che avevamo in casa. Finalmente riesce a parlare, dico: ma cosa è successo? E mi racconta che nostro figlio Maurilio, che aveva 14 anni, era appena uscito e una voce dalla strada aveva citofonato e aveva detto con un tono minaccioso: signora, i figli si sa quando escono, ma non si sa se ritornano. Capite bene mia moglie come, in che stato di agitazione. Io mandai subito la mia scorta per vedere se mio figlio era tutto a posto, insomma. Lui giocava tranquillamente in una palestra vicino casa. Però poi abbiamo dovuto affrontare quella che è stata una decisione, una scelta la più difficile della nostra vita. Cosa fare? Perché, vedete, un ragazzo di 14 anni che aveva combattuto strenuamente e conquistato il famoso motorino a 14 anni per andare a scuola per conto proprio, essere indipendente, che già aveva incominciato a partecipare alle prime serate in pizzeria con i compagni, le prime festicciole, cosa avrei dovuto fare? Farlo scortare perché era in pericolo e quindi mettergli, rovinargli l'adolescenza? E allora io, razionalizzando il tutto, dissi a mia moglie: guarda, secondo me la mafia vuole tastarci il polso, vuole vedere di che pasta siamo fatti, come reagiamo a una cosa che ci mette in difficoltà, che ci turba, se siamo influenzabili, suggestionabili, insomma vuole vedere le nostre reazioni, e noi dobbiamo con coraggio fare finta di niente, cioè nemmeno denunziare il fatto, perché se viene sui giornali penseranno: ecco, hai visto, abbiamo provocato una paura, e quindi decidiamo di non fare nulla. Però abbiamo vissuto 3 anni di maxi processo con questa paura, perché vedete, la paura è un sentimento umano, non c'è vergogna, il problema è superare, non farsi condizionare. E mia moglie si affacciava al balcone quando lui ritardava e appena lo vedeva andava a nascondersi per non comunicare quest'ansia. Io stesso mandavo spesso qualcuno a osservare se era seguito, quando entravo usciva a scuola, se qualcuno seguiva i suoi movimenti. Beh, abbiamo vissuto, e però diciamo, questo è stato, voglio dire, uno dei momenti più difficili da superare in questa. Poi ce ne sono stati tanti altri, ma magari se abbiamo occasione ne parliamo. Sono Federica e vengo dalla quarta G. Quarta G, dov'è? Eccola qua. Federica, dai. Allora, io le volevo chiedere come intende affrontare la questione della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata nel Paese. Allora, la lotta alla corruzione è una lotta difficile. Perché? Perché innanzitutto la corruzione è un reato che non ha vittime, che non ha testimoni, perché sono due persone che si incontrano, uno offre del denaro per ottenere un qualcosa di illegale o di legale, da chi invece deve darlo perché è un diritto ottenerlo. E quindi vedete che è difficile scoprirla la corruzione. E oggi abbiamo anche approvato in Parlamento una legge, il cosiddetto whistleblowing, cioè che cos'è? È un
una parola che all'inglese significa quello che fischia, come l'arbitro, cioè la possibilità all'interno delle pubbliche amministrazioni di segnalare fatti di corruzione, garantendo una protezione a chi segnala. Però questo diciamo, strumento non ha avuto molti risultati, insomma, non è stato molto efficace. La corruzione si combatte come? Con l'etica, con la morale, perché oggi fra l'altro non è più un fatto tra due persone, ma si è allargata, nel senso che noi assistiamo a una serie di reti corruttive, per cui questo scambio di favore contro danaro, contro qualsiasi utilità, non è più interpersonale fra due persone, ma ci può essere una filiera di persone quasi circolare, per cui io faccio il favore a te, tu lo fai a un altro. Insomma, arrivato a un certo punto, il vantaggio ti deriva da una persona diversa dopo tanti cambiamenti, dopo tante intermediazioni. E quindi è difficile da scoprire, per cui può succedere anche che un ministro, per esempio, riceve in dono una casa e non si sa perché, e perché qualcuno gliel'ha data, e non scoprendo qual è il corrispettivo, nessuno lo può condannare. No, questo è successo. A sua insaputa ha avuto una casa regalata, e quindi ecco per dire come è difficile scoprire la corruzione. Oggi la criminalità si avvale non solo dell'intimidazione, cioè della paura, ma anche della corruzione, come? Cercando di coinvolgere le persone oneste in cose illecite. Una volta coinvolte, poi sei nelle mani della criminalità, perché ti può ricattare di denunciarti, di farti arrestare, e quindi il problema è quindi di non entrare in questo giro per cui poi sei ricattabile. Facciamo un esempio: se un imprenditore è in cattive acque e si rivolge per avere dei prestiti a qualcuno che invece è nell'ambito criminale, questo gli darà dei prestiti oppure gli fornirà delle fatture false per operazioni inesistenti che riescono a far fare del danaro in nero all'imprenditore. Una volta che tu hai fatto questo, sei entrato nel giro e quindi non ne puoi più uscire. Ecco perché l'importante è non farsi coinvolgere nell'illegalità per poter mantenere la propria libertà. Perché vedete, sembra strano, ma la prima legge antimafia qual è? La nostra Costituzione. Perché? Perché la Costituzione, soprattutto all'articolo 3, dice che dobbiamo essere tutti uguali, che, e non solo, ma nel secondo comma dell'articolo 3 della nostra Costituzione c'è scritto che la Repubblica deve rimuovere tutti gli ostacoli allo sviluppo dei cittadini, e la mafia è un ostacolo allo sviluppo. Quindi la stessa Costituzione ci dice che dobbiamo combattere la mafia perché è un ostacolo allo sviluppo, perché produce diseguaglianza, perché la mafia cerca di favorire gli amici degli amici e non certamente mette in una condizione di uguaglianza e di parità. La mafia è negazione di diritti, negazione di democrazia, e quindi è qualcosa contro cui dobbiamo tutti noi combattere per essere cittadini e poter essere titolari di diritti, ma anche di doveri. Sono Marinella della quarta E. Quarta E? Forza, alzate quelle mani, pigroni. Le volevo chiedere se secondo lei ad oggi la lotta alla mafia continua a mostrare significativi progressi. Beh, io penso di sì, certo, perché è più difficile, dico, perché non è visibile, non ha manifestazioni assolutamente visibili come un tempo, per cui è più difficile, però bisogna dare per scontato che un tentativo c'è. Poi c'è un'altra cosa, che dalla mafia qualcuno ha preso il metodo mafioso senza magari far parte della mafia, per cui
cos'è il metodo mafioso? Quel metodo di creare delle reti di privilegiati, per cui se tu partecipi a quell'elite, a quel diciamo giro, allora sei privilegiato rispetto a chi invece rimane fuori. E allora questo metodo di eliminare quelli che non sono d'accordo nello scambiarsi favori alle volte illeciti, allora questo metodo può essere combattuto sempre perché è un metodo illegale. Ma oltre a questo metodo mafioso c'è la mafia che trova nell'illegalità un terreno fertile per potersi inserire e incrinare. Io però penso che parecchi progressi sono fatti e lo vediamo diciamo con la repressione, però come diceva Falcone, con la sola repressione, se la mafia fosse soltanto un fatto criminale puro, basterebbero le operazioni di polizia, la repressione per poterla sconfiggere e levare dalla società le persone pericolose perché criminali. In realtà non è così, perché la mafia ha bisogno e usa un'area grigia che sta intorno, come ho già detto prima, che l'aiuta. Allora, finché qualcuno darà aiuto e qualcuno si avvantaggerà, perché vedete, la mafia sta su un sottile crinale tra la paura e il vantaggio. Cioè, ti fa scegliere, preferisci avere un danno o preferisci avere un vantaggio? E spesso, naturalmente, non tutti sono disponibili a subire un danno e accettano il vantaggio. Una volta che poi l'ha accettato, non esci più. E allora dobbiamo essere invece tutti uniti nel dire no. Perché quando c'è la forza dell'unità, anche la mafia desiste. Io ho degli esempi bellissimi, per esempio a Palermo contro le estorsioni si è creata un'associazione che si chiama Addio Pizzo, a cui ho dato un grosso aiuto quando ero procuratore della Repubblica di Palermo. Ebbene, poi nelle intercettazioni noi sentivamo i mafiosi che dicevano: no, da quello negoziante non andiamoci perché è vicino ad Addio Pizzo, e se noi ci andiamo ci denunzia, perché poi quelli che passavano a ritirare i soldi delle estorsioni ricevevano condanne a 7 anni, 8 anni molto gravi, e quindi avevano deciso di stare attenti. Quindi se c'è l'unità, se c'è l'associazione, la forza in cui tutti quanti sono concordi nel dire no a questi fenomeni, poi alla fine io penso che ci sarà certamente un risultato positivo. Naturalmente non bisogna restare soli, questo è il punto. Bisogna cercare di avere la forza di mettersi tutti insieme. Ci sono tante associazioni antimafia, tra cui Libera, che è l'associazione delle associazioni, che possono dare la forza anche di contrastare, di costituirsi parte civile. Oggi anche abbiamo visto che in certe regioni anche i sindacati si sono costituiti parte civile contro quelle attività appunto corruttive o mafiose, quell'inquinamento mafioso, proprio perché la mafia cerca di eliminare anche quello che è la possibilità di avere i diritti, di vedere riconosciuti i diritti da parte dei lavoratori. Quindi ecco il motivo per cui con grande lungimiranza alcuni magistrati hanno accolto la costituzione di parte civile anche del sindacato in parecchi processi. Bene, ti tocca. Simone di Quarta D. Quarta D. Avendo potuto conoscere Falcone e il suo modo di concepire la gestione della giustizia e l'attuazione di una lotta alla mafia efficiente, secondo lei oggi si sta andando nella direzione giusta riguardo queste cose? Pensando soprattutto
a recenti episodi dove i nomi di Falcone e Borsellino si vedono utilizzati come sponsor in qualche modo per alcune leggi, e pensando però anche ad altre leggi come una recente, cioè l'abrogazione dell'abuso d'ufficio. Andiamo proprio sul pesante. L'abolizione dell'abuso d'ufficio diciamo è una forma di controllo dell'attività della pubblica amministrazione. Il problema è quando c'è l'abuso dell'abuso, nel senso che si fa tanto contro troppi abusi che magari non sono tali, e poi alla fine si crea questo meccanismo di repulsione verso un reato che tutto sommato cerca di garantire la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione. Di Falcone e Borsellino, vedete, io voglio cercare di farveli conoscere com'erano veramente, perché certamente erano delle persone normali. Dice, come mai? Ma come? Ce l'hanno detto come degli eroi, dei miti. Beh, certamente erano persone eccezionali per il loro impegno, per la loro professionalità. Perché vedete, voi ragazzi come supereroi avete personaggi che hanno dei superpoteri, combattono il male per liberare le città dai malvagi, come? Con l'uomo ragno che va da un palazzo all'altro con le ragnatele, con Iron Man, con le squadre di Avengers, no? Questi supereroi dei fumetti, dei videogiochi. Beh, io cerco di riportare Falcone e Borsellino nella categoria delle persone comuni che però avevano un grande senso del dovere, senso dello Stato, senso dell'impegno per la loro comunità. Perché vi ho raccontato quel clima di terrore in cui eravamo, bene, loro con la loro azione sono riusciti a far alzare la testa a tanti cittadini siciliani che si sentivano quasi degli schiavi, si sentivano ormai senza nessuna possibilità di alzare la testa, di far rinascere le loro coscienze. Beh, questo hanno potuto fare. Quindi tutto ciò l'hanno fatto per amore della loro comunità. E quindi, diciamo, è quello che dovremmo fare tutti noi. Ecco perché mi piace raccontare Falcone e Borsellino anche nelle loro quotidianità. Erano delle persone diverse, perché mentre Borsellino era una persona estroversa, simpatica, che era pronta alla battuta, a cui piaceva avere rapporti con le persone. Una volta Paolo Borsellino mi disse, sai, mi piacerebbe fare il portiere di un condominio. Dico, ma che dici? Dice, sì, perché sai, il portiere di un condominio in fondo se ne sta là tutto il giorno. Passano le persone, lui parla, gli raccontano le loro storie, le malattie, i figli che studiano, le cose. E così mi piace parlare con le persone. Difatti alcune volte lui sfuggiva alla scorta perché aveva un grande senso di umanità. E una volta li incontrai per strada e dico, ma come? Senza la scorta? E lui mi disse, dice, sai, siccome c'è la possibilità che mi ammazzino, io preferisco che lo faccia, che gli do la possibilità di farlo senza che ci sia la scorta, così quei bravi ragazzi non vengono coinvolti, per dire. Dopodiché andava nei supermercati a perdere il tempo a parlare con le persone, mentre stava in fila, lo volevano fare passare, dice no, io rispetto la fila, intanto parlava con le persone. Ecco, questo era Paolo Borsellino. Poi era uno che amava molto fare gli scherzi terribili, anche contro i colleghi che erano seriosi, magistrati tutti. Lui dava delle battute terrificanti, che se uno dice, sai, ho sbagliato questa cosa, dice, tu devi completamente non sbagliare, tu devi uscire fuori dalla magistratura, glielo buttava. Oppure, per esempio,
aveva uno spirito goliardico, era uno che stava con la maglietta polo anziché con la giacca e cravatta, che stava, lo potevi trovare che studiava delle carte del maxi processo con i piedi sul tavolo, per esempio. E poi faceva, una volta mi ricordo che Paolo Borsellino insieme a noi si trovava in una di quelle cene che si fanno a Natale per scambiarsi gli auguri negli uffici, e c'erano anche i capi degli uffici, quindi il presidente della Corte d'Appello, il procuratore generale, persone anziane, così. Lui fra un piatto e l'altro incomincia a lanciare molliche contro i suoi colleghi, se non che una di queste molliche prende in faccia il presidente della Corte d'Appello, il quale incomincia a dire chi è stato, incomincia a guardare tutti con aria burbera. Ma lui tranquillamente fa il segno di quello che era accanto a lui. Se scoppiamo tutti una grande risata, chiaramente, perché sapevamo che era stato lui, ma insomma tutto si risolse così, per dire chi era Paolo Borsellino. Così come Giovanni Falcone, che se tu lo vedi nelle interviste, nelle immagini che noi abbiamo, è una persona che sembra molto timida, quasi schiva, che insomma non molto empatica. In effetti io gli chiedevo: scusa Giovanni, ma perché quando sei davanti a una persona hai questo atteggiamento, così sembra quasi snob, che tu non la vuoi trattare? Dice: no, guarda, dice, non è un atteggiamento, io sono un po' diffidente, nel senso che non so mai chi sta dietro e chi ti sta davanti, perché può essere portatore di un interesse mafioso, quindi io per sé per non mi metto nelle difensive come uno scudo, poi se lo conosco cambio il mio tipo di rapporto. Ecco, questo era Giovanni Falcone. Quando poi era con gli amici, con i colleghi, era una persona diversa, capace di, anche di un tipo di humor, di uno scherzo particolare. Per esempio faceva delle battute demenziali, se tu gli telefonavi e gli chiedevi come stai, lui faceva: seduto. Come seduto? Dice: sì, sono seduto. Oppure: se eri in piedi, sto in piedi. Oppure, che so, storpiava i nomi dei colleghi. C'era il consigliere, un magistrato, si chiamava Lupo, faceva: Paolo, ti sta cercando il pastore tedesco. C'aveva un collaboratore che si chiamava Paparcuri, che era l'autista che era sopravvissuto alla strage di Chinnici, perché in quel momento la macchina blindata era stata spostata, ed era diventato un suo collaboratore, soprattutto sul piano informatico. E quando gli chiedeva qualcosa lo chiamava, si chiamava Paparcuri, e lui lo chiamava Arcuri. Dico: ma perché lo chiama Arcuri? Perché ancora non l'hanno fatto Papa. Quindi questa era la sua battuta, no? Così. Oppure entrava al Ministero di giustizia, c'era la sua segretaria davanti alla porta, dice: allora chi mi ha chiamato oggi, parlava, dice, mi ha chiamato Alba Parietti o Kim Basinger, perché se non sono loro non rispondo al telefono. Naturalmente era uno scherzo, perché poi rispondeva a tutti. Ecco, questo era, ecco, voglio farli conoscere per come riuscivano a essere nella loro quotidianità. Poi era, per esempio, Falcone, non avendo figli, era uno che amava giocare, scherzare, parlare con i figli dei colleghi. E con mio figlio, naturalmente, anche quando era piccolo, se lo teneva sulle gambe, gli raccontava storie. Quando era più grande giocava con lui a ping pong. E spesso gli raccontava una monelleria che aveva fatto mio figlio nei suoi confronti. Cioè, ti ricordi quella volta che siamo andati tutti insieme a Pantelleria, un'isola al sud della Sicilia? Tutti i magistrati, cioè parecchi magistrati, avevano deciso di fare i presidenti di seggi in una competizione elettorale che si svolgeva tra due domeniche. Una era le nazionali, una le europee. E quindi eravamo lì a Pantelleria, al ritorno all'aeroporto, mentre stavamo per imbarcarci, tutti assieme scatta l'allarme bomba. La scorta, Falcone era già scortato, io ancora no.
La scorta prende Falcone e lo va a chiudere dentro una stanza dell'aeroporto, piccolo aeroporto di Pantelleria. E allarme, allarme, di chi è questa borsa? E chiamano me, che era la mia borsa. Dico, e che è successo? Apro la borsa, apriamo questa borsa, cosa c'era dentro? Una pistola a giocattolo che ci aveva infilato mio figlio senza dire niente a nessuno. E Falcone glielo ricordava sempre, dice, ti ricordi quella volta che mi hai fatto mettere, mi hai fatto chiudere a chiave per motivi di sicurezza? No, ecco. Così come ogni tanto telefonava a mia moglie per esempio dire, sai, preparami quel piatto che era così buono l'altra volta e si autoinvitava a casa. Ecco, questo era Falcone, questi erano Falcone e Borsellino. Ecco, dovete pensare, persone assolutamente normali nella loro quotidianità, a cui piaceva la buona tavola, bere il buon vino, e quindi questo era, mi piace rappresentarli così. Io sono Marco in camicia della quarta H. Marco? In camicia. Marco, quarta? H. H, eccoli là. Volevo chiederle se lei crede nel destino, siccome ha iniziato la sua carriera con le indagini riguardanti l'omicidio di Piersanti Mattarella e poi un po' di anni dopo è diventato il Presidente del Senato durante la presidenza del fratello Sergio Mattarella. Allora, se credo nel destino, si può dire destino, si può dire disegno divino per chi è credente, ma certamente io nella mia vita ho avuto tante occasioni, tante coincidenze che mi hanno fatto maturare la sindrome del sopravvissuto. Ebbene sì, perché vedete, quando si è in trincea e due persone che sono accanto a te vengono colpite e tu invece no, ti poni qualche domanda. Il destino, io tante altre volte sono stato con Giovanni Falcone ed eravamo in pericolo quando un comando è venuto mandato da Rina per ucciderlo a Roma prima della strage di Capaci, e io ero con lui che andavo a cena, o quando ci siamo ritrovati in un ristorante a Catania, insomma parecchi momenti, così come quando ho saputo dell'attentato che era preparato nei miei confronti, perché la vita è fatta di coincidenze. E come vi dicevo prima, ci possono essere coincidenze favorevoli che poi aiutano a superare quei momenti. Pensate che io seppi di quell'attentato nei miei confronti in una maniera particolare, nel senso che dopo la strage di Capaci e di Via D'Amelio finalmente qualche pentito aveva incominciato a collaborare con la giustizia. Uno di questi diceva che oltre agli attentati che erano stati fatti c'era in preparazione un altro attentato nei confronti di un magistrato che stava a Monreale, di cui non ricordava il nome. E ricordo ancora il giorno, il 7 dicembre del 1993, mi telefonano e mi chiamano, perché essendo io palermitano, anche se in quel periodo lavoravo a Roma, mi chiedevano di venire a interrogare quel pentito per aiutarlo a ricordare il nome del magistrato che lui non ricordava e che nei confronti del quale c'era un attentato che si doveva fare. Io quindi vado in quel posto segreto dove era tenuto questo, aprono la porta, mi presentano il dottore Grasso, questo si dà una gran manata sulla fronte e fa «Idue, lui è!» Cioè il nome Grasso subito gli fece venire, che era quello contro cui c'era in preparazione l'attentato, solo che scatta una sorta di vergogna, di pudore, non so. Questo non voleva più parlare perché aveva davanti la vittima contro cui aveva preparato l'attentato. E invece io e gli altri che cerchiamo di sapere il più possibile per capire se era attuale o non era attuale quell'attentato che era in preparazione, e finalmente lo convinciamo e questo racconta che avevano, perché Monreale? Perché io non stavo io a Monreale, perché a Monreale avevano deciso di cogliermi nel momento in cui io andavo a visitare
mia suocera, che è originaria di Monreale, perché era gravemente ammalata. Cioè, pur lavorando a Roma, io ogni fine settimana andavo a Palermo e con mia moglie andavamo a visitare sua madre. Avevo notato questa ricorrente presenza, avevano deciso, siccome a casa mia non lo potevano fare perché c'era l'ordinanza di rimozione, c'era la vigilanza dei carabinieri, della polizia, avevano deciso di farlo in un luogo diverso, un po' come Borsellino lo facevano dove andava la sorella, la madre, e quindi avevano deciso di mettere dell'esplosivo dentro un tombino che era davanti casa di mia suocera. E per fare questo avevano già rubato un Fiat Fiorino bianco, un furgone, a cui avevano tagliato il pavimento per posteggiarlo sul tombino e lavorare senza essere visti e riempire di esplosivo il tombino. Avevano fatto tutto, avevano la chiave per aprire il tombino, se non che da un ulteriore sopralluogo si accorsero che proprio di fronte c'era una banca che aveva un sistema di allarme con delle frequenze che avrebbero potuto far esplodere l'esplosivo mentre io ancora non ero arrivato. E allora decidono di ritardare, di soprassedere, e cercano un telecomando diverso che non consentisse di quelle interferenze. Ci impiegano alcuni mesi, finalmente lo trovano a Catania, e questo stesso pentito disse che lui stesso proprio andò a prenderlo a Catania, perché era uno di quei telecomandi che usano per aprire e chiudere le saracinesche delle dighe che non consentono appunto interferenze. Porta questo telecomando, a chi lo dà? Lo dà a un certo biondino che era il capo mafia della famiglia di San Lorenzo, che però era anche l'autista del capo della mafia di allora, Totò Riina, e viene arrestato insieme a lui il 15 gennaio 93. Quindi non si sa dove ha messo questo telecomando, perché quello viene arrestato, e quindi ritardano ancora l'attentato. Dopodiché cambia la strategia, alcuni di quelli del comando vengono arrestati, ma per altri motivi, e fra l'altro mia suocera muore. E quindi io non vado più a Monreale, e quindi l'attentato non si può fare più. Come vedete, è uno di quei casi in cui la morte di una suocera salva una vita. Avete visto? Ecco, a parte la battuta, che è facile, capite bene come, appunto, cioè, com'è che sei sopravvissuto. Una serie di... Io dico... Allora mi sono dato una risposta. Forse la ragione è perché c'è un disegno divino, o lo chiamiamo destino, come lo chiami tu, che io debba essere sopravvissuto per poter raccontare di Falcone, di Borsellino, a voi giovani. Begli occhi, come ti chiami? Roberta. Roberta, classe? Quarta F. Quarta? F. Fatevi vedere. Bravi. È brava, è vero che è brava. Si vede dallo sguardo. Un passo del libro cita: durante i pasti e comunque al di fuori della sala di deliberazione ci imponemmo di non discutere dei dettagli del processo, ma di fare conversazione su tutt'altro. In genere si parlava di attualità o dei familiari. In questo contesto può affermare di essere effettivamente riuscito a distrarsi dalla preoccupazione e dalla sofferenza che sicuramente hanno caratterizzato quei momenti? Inoltre, questa condizione che ha accomunato lei e i suoi colleghi ha contribuito alla creazione di legami personali e affettivi che andassero al di là di un rapporto che solitamente si instaura in un ambiente lavorativo? Beh, questo è un pezzo dalla Camera di Consiglio del maxi processo. Dovete sapere che questo maxi processo si chiama così perché era nei confronti di qualcosa come 475 imputati di mafia e vari altri reati, cioè
erano 10 anni di delitti di mafia che erano stati tutti messi insieme per dimostrare attraverso i reati, i delitti commessi dalla mafia, l'esistenza stessa della mafia. Quindi era un processo enorme, insomma, che rimarrà un unicum nella storia processuale italiana. E per fare le decisioni su ciascuno degli imputati bisognava riunirsi con coloro che compongono la Corte d'Assise, che era il presidente, il giudice alatere che ero io. Alatere perché? Perché c'era il presidente e io accanto, così per questo si chiamava alatere. Oddio, un mafioso durante il processo mi chiamava, senta, giudice laterale, traduceva dalla latere. E quindi ci dovevamo riunire in Camera di Consiglio. Dovete sapere che quando una corte insieme ai 6 giudici popolari che facevano parte dei cittadini comuni, quindi la sentenza veniva emessa in nome del popolo italiano anche con la rappresentanza di cittadini che insieme ai magistrati togati e il presidente decidevano sulle sorti di quegli imputati. Allora, quando si entra in un processo normale in Camera di Consiglio non si possono avere contatti con l'esterno, ma dovendo decidere su queste centinaia di imputati, capite che siamo dovuti restare chiusi in una sorta fuori dal mondo, una sorta di navicella spaziale fuori completamente per 35 giorni senza avere contatti con l'esterno. E quindi si cercava anche di creare un certo affiatamento per sostenere soprattutto i giudici popolari che avevano lasciato a casa la famiglia, i figli, che non avevano nemmeno, non sapevano nemmeno cosa stesse succedendo, non avevano contatti, non potevano averne. E io penso che appunto si è riusciti tutti insieme a fare giustizia. Giustizia perché certo sono state inferte delle pene anche importanti. Alla fine 19 ergastoli, 2.665 anni di carcere, 11 miliardi e mezzo di lire di multa, ma anche 114 assoluzioni, nel senso che dove non abbiamo trovato la prova, anche se convinti magari della colpevolezza, abbiamo dovuto assolvere quegli imputati. Quindi io penso che alla fine sia stato un processo giusto, nel senso che sono state valutate attentamente uno per uno gli elementi di prova nei confronti di ciascun imputato, e penso che questo sia stato riconosciuto anche negli anni dalla sentenza definitiva della Corte di Cassazione, che ha poi ratificato quelle decisioni del primo grado in cui ho partecipato io. Però volevo soffermarmi su quello che significa questo processo, perché è un processo a cui hanno dato il loro contributo tutte le parti dello Stato. Perché pensate che l'aula dove si è svolto questo processo non esisteva, è stata costruita apposta con un grande impegno finanziario da parte del governo, perché Falcone, a cui avevano prospettato di fare il processo a Roma o a Torino, dove c'erano già delle aule utilizzate per i processi contro i terroristi, aveva detto no, questo processo si deve fare a Palermo con i giudici siciliani, perché dobbiamo dimostrare che la parte buona della società può reagire contro questo fenomeno, che non siamo tutti mafiosi come vogliono far passare. E quindi si costruì un'aula bunker apposta per quel processo. Cosa, pensate che un'opera pubblica che è stata fatta in 7 mesi, penso che sia un record, perché è di quel genere, con tanto con cemento, con vetri blindati, con insomma tutto antibomba, antiproiettile, antimissile, insomma tutto anti. E quindi fu costruita la bunker, quindi un impegno molto importante del governo che stabilì quelle risorse, ma non solo. Il governo che fornì anche tutti gli strumenti, quelli che allora c'erano da un punto di vista dei primi computer, l'informatica,
ma non solo, oltre alla parte della repressione, delle indagini fatte da polizia, carabinieri, finanza e poi dai magistrati, c'è stata anche una partecipazione, come vi ho detto, del popolo, che attraverso i giudici popolari ha partecipato a quel processo. C'è stata una partecipazione delle vittime che sono venute a testimoniare e a costituirsi parte civile in quel processo. E così come addirittura una partecipazione del Parlamento, perché è arrivato a un certo punto i mafiosi e i loro difensori chiesero che si dovessero leggere tutti quanti gli atti del maxi processo, quelli che dovevo leggere io, quelle 400.000 pagine, volevano che si leggessero tutte quante nel corso dell'udienza. Perché? Perché passando il tempo sarebbero scaduti i termini di carcerazione e sarebbero stati tutti scarcerati, quindi il processo si sarebbe finito a gabbie vuote, quindi senza nessun effetto concreto. Ebbene, intervenne il Parlamento e con una legge che Mancino Violante stabilì che bastava indicare gli atti senza bisogno di leggere per poterli mettere a base della decisione. E questo, ecco perché vi dico che quando lo Stato, con tutte le sue componenti, dal Parlamento, il governo, i cittadini, la magistratura, le forze di polizia, vuole ottenere un risultato, riesce effettivamente a ottenerlo. Ebbene, quella sentenza è un monumento giuridico e storico, ma anche perché da quel momento si sancì finalmente che la mafia esisteva, perché fino a quel momento tutti dicevano che non esisteva, perché era sempre stata assolta nei precedenti processi. Finalmente si è potuto dire esiste, e da quel momento tutti coloro che hanno indagato sulla mafia dovevano dimostrare l'appartenenza ma non l'esistenza. Ecco perché fu una svolta epocale nella lotta alla mafia. Mi chiamo Rosa. Quarta I. Esiste la quarta I, eccola là. Nella sua carriera, qual è stata la sua prima indagine antimafia e come l'ha vissuta? La mia prima indagine è stata quella sull'omicidio del presidente della regione siciliana Pier Santi Mattarella, il fratello del nostro attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E fui chiamato perché ero un magistrato di turno quel giorno, e da quel momento incominciai a fare indagini su questo fenomeno, mettendo in luce come Pier Santi Mattarella voleva veramente un cambiamento della Sicilia, voleva liberarsi della mafia, voleva liberarsi di tutte quelle connivenze che erano anche dentro la regione siciliana, innovando, bloccando la speculazione edilizia, bloccando i collaudi di favoritismi negli appalti, cercando di innovare veramente tutto quanto. Ebbene, quella fu la mia prima indagine, e proprio in quell'occasione ebbi l'occasione di conoscere Sergio Mattarella, che allora era professore di università, giovane professore, io giovane magistrato. Ci siamo conosciuti in quell'epifania del 1980 e ci siamo, dopo averci frequentato anche, ci siamo rivisti nel 2015 in un'altra occasione, nel momento in cui io, da Presidente della Repubblica supplente, come Presidente del Senato, passai il testimone al Presidente eletto Sergio Mattarella, dopo 35 anni da quel momento in cui lo avevo conosciuto, con una cerimonia nel Salone dei Corazzieri del Quirinale che veramente ancora oggi mi emoziona nel ricordo di come due persone, cioè forse uno scherzo sempre del destino,
che fa riunire due persone dopo tanto tempo in situazioni talmente diverse, dall'omicidio, dal luogo dell'omicidio al salone dei corazzieri del Quirinale. Insomma, ecco, come vedete nella vita. Grazie. Ragazzi di Quinta. Ancora? Qualche altra domanda? Va bene, io cerco di essere più conciso nelle risposte. Fino a che ora possiamo andare oltre? Ma io fino a mezzanotte posso stare. Buongiorno, sono Arianna dalla Quinta L. C'è la Quinta L? Sì. Dov'è la Quinta L? Quella là di fondo? Siamo pochi. Pochi ma buoni. A seguito della formazione del movimento Liberi e Uguali e di 10 anni di presenza in Parlamento per provare a proporre un cambiamento nella mentalità e nell'approccio politico alle mafie, ha effettivamente visto cambiare qualcosa nella nostra realtà? Allora, io penso che cambiamenti ce ne sono stati, ma ancora non abbiamo risolto completamente il problema. Quando io sono stato, come vi dicevo, io sono adesso nella mia terza vita, perché ho avuto una vita di 43 anni in magistratura. Poi venni chiamato dal presidente Bersani per cercare di dare un contributo nella legislazione antimafia e quindi mi candidai senatore e il primo giorno in cui fui in Senato presentai un disegno di legge per migliorare e dare più strumenti alla polizia, alle forze dell'ordine, alla magistratura per il reato di autoriciclaggio, falso in bilancio, voto di scambio, insomma, detto il mio contributo. Il secondo giorno fui eletto presidente del Senato e quindi però riuscii per un giorno a dare un contributo e quindi quel disegno di legge poi fu approvato. E quindi io penso che la mafia va cambiando faccia, c'ha questa caratteristica che pur mantenendo le regole, le tradizioni al suo interno si adatta ai cambiamenti sociali, economici, politici e quindi cerca di camuffarsi sempre e di adattarsi. Quindi bisogna trovare sempre strumenti per capire come la criminalità si adatta ai cambiamenti sociali, economici e politici e scoprire, continuare a scoprire questi reati che commettono. Ecco, questa è la maggiore difficoltà, come vi ho detto. E io quindi credo che cambiamenti siano stati, ma si devono sempre fare però, c'è sempre da migliorare. E certamente bisogna dare il segnale però che non bisogna smantellare quello che è stato costruito insieme a Giovanni Falcone. Quando io sono stato al Ministero della Giustizia abbiamo costruito un sistema di legge antimafia che ci invidia tutto il mondo. Io più volte da procuratore nazionale antimafia sono stato chiamato in tanti paesi dove avevano problemi di criminalità organizzata a illustrare il nostro sistema, che è fatto sì di leggi, di reati, ma anche di altre leggi, come la legge Severino per l'incandidabilità, come le interdittive antimafia che i prefetti pongono in essere, come lo scioglimento dei consigli comunali, che sono tutte cose che però secondo me vanno sempre perfezionate e adattate in relazione all'evolversi della società. Quindi comunque sono state fatte tante cose, ma bisogna sempre ancora fare tante altre cose. Sante Cristoforo, Quinta C. Quinta C. Sante Cristoforo, Quinta C. Quinta C. Eccoli là, un po' sparpagliati, ma ci sono. Allora, a chiusura, no? L'insieme di tutte queste esperienze, no? Ci porta ad una conclusione, o quantomeno
porta il rischio di apportare questa conclusione forse affrettata, ossia che la mafia di fatto riguardi soltanto uomini di potere, magistrati ed imprenditori. Ovviamente non credo sia questo il messaggio di tutte e di tutti i convegni antimafia che vengono apportati, però spesso il rischio di comprendere questo messaggio è molto elevato. Ora, alla luce di una società globalizzata, io ritengo che come sottoprodotto sia nata anche una mafia altamente globalizzata che ha apportato serie modifiche dal punto di vista amministrativo nella gestione di tutto ciò che riguarda questo tipo di categoria. E ad oggi ricordare tutte queste esperienze, l'esperienza di Falcone, di Borsellino, sicuramente utili a maturare una sorta di coscienza collettiva, sicuramente da una parte ci fanno tanto bene, però spesso non dimentichiamo quello che è il lato moderno del tema mafioso e di tutto ciò che quindi può apportare questo tipo di riflessione. Sarebbe un po' come parlare appunto di una mafia che riguardava 30 anni fa, come se negli anni 80 venisse insegnata nelle scuole una mafia che è la mafia dell'Ottocento. C'è questo step, diciamo, temporale che è molto importante e consistente, che secondo me dovrebbe essere un attimo riconosciuto. Bravissimo, un bell'intervento. Già mi pare maturo, la maturità già ce l'ha questo ragazzo, mi raccomando, quelli che dovranno esaminarlo. Complimenti. Complimenti per l'attualizzazione di quel fenomeno attraverso la globalizzazione. Cioè, la globalizzazione ha aiutato le mafie, perché le mafie, vedete, diciamo che svolgono la loro azione non soltanto nell'ambito territoriale da cui hanno origine, ma si spostano, si sono spostati nel centro, nel nord Italia, si spostano all'estero, e siccome trattano spesso materie che vengono prodotte in altri paesi e che poi vengono trasferiti e consumati in altri paesi ancora. Quindi le mafie sono transnazionali, cioè vanno oltre la nazionalità e quindi approfittano della globalizzazione. Cioè la globalizzazione ha aiutato le mafie, questo è il vero fatto, non solo, ma anche la possibilità, gli nuovi strumenti di finanziarizzazione dell'economia hanno finito per aiutare le mafie, perché possono meglio nascondere i loro capitali sporchi, quelli che provengono appunto dai traffici illeciti. Allora pensate ai cosiddetti i fondi di investimento. Chi è il titolare di questi fondi di investimento? I trust finanziari, società come scatole cinesi una dentro l'altra. Tutto questo ha finito per favorire una mafia che sì, aveva bisogno anche dell'impresa per ripulire i capitali sporchi, ma oggi può fare soldi con la sola finanziaria, con la sola attività finanziaria, perché i soldi poi riportano altri soldi e vengono camuffati nel quello che è la capacità di investimento nel legale. Non solo, ma la caratteristica poi è che non investono i loro profitti illeciti nei luoghi d'origine dove c'è un sottosviluppo che vogliono mantenere per mantenere come sudditi cittadini, ma investono in altri posti dove il denaro, nei posti più ricchi, dove il denaro ha più valore, dove produce ulteriore valore. Quindi questa è la capacità, la grande capacità attuale delle mafie che bisogna tenere presente. Proprio per questo abbiamo come primo volumetto della nostra attuale attività, perché io sono partito dall'attività di magistrato, quella politica, non ho detto qual è la mia terza vita, che è quella attuale, quella di avere dato vita a una fondazione che si chiama Scintille di Futuro e che come primo numero ha creato un volumetto sul cybercrime e poi un manuale per la legalità da dare alle scuole, dove ci sono faremo altri manuali l'anno prossimo, forse più approfonditi, per dare materiale didattico da utilizzare sempre nelle scuole. Bene,
Quindi hai ragione tu, bisogna tenere presente questi nuovi fenomeni, come dicevo, per adattare la lotta alla mafia a queste nuove capacità di evoluzione del mondo economico, nel mondo finanziario e nella globalizzazione. Anche il PNRR purtroppo è un'altra delle, diciamo, di quello che dovrebbe essere delle risorse per la comunità, per i cittadini, che si può tramutare, se non ben controllato, in un'occasione ulteriore per far arricchire le mafie, anziché fare delle opere che sono a beneficio dei cittadini. Perché io purtroppo ho tante esperienze in alcune intercettazioni. Io ricordo un mafioso che era il primario di un ospedale a Palermo, che era primario dell'ospedale ma anche capo di una famiglia del territorio di Brancaccio, e dalle ambientali in casa sua abbiamo appreso che lui diceva, a quei tempi non c'era il PNRR ma c'erano i fondi europei di investimento, i fondi che venivano dall'Europa come contributi, e lui diceva: beh, noi dobbiamo avere qualcuno a Bruxelles che ci indichi i flussi finanziari che vengono incanalati su determinati settori. Dobbiamo costruire delle società con prestanome per catturare quei flussi quando arrivano in Italia. Ecco, io so che questa è la capacità che hanno di poter predisporre. E le indagini sono difficili perché i prestanome appaiono assolutamente incensurati, puliti, insospettabili, e invece dietro ci sono degli interessi mafiosi. Ecco perché è difficile combattere anche questo tipo di fenomeno. Ma chiaramente, se però una persona che non ha mai lavorato tutta assieme si trova amministratore delegato di una grossa società multinazionale, beh, qualche sospetto penso che debba venire. Ecco perché intervengono poi le interdittive dei prefetti in questi casi. Quindi benvenga questa nuova prospettiva, che non dobbiamo perdere di vista, di tenere presente globalizzazione e finanziarizzazione delle mafie. Grazie. Finito? Sì, così abbiamo anche, diamo il tempo ai ragazzi di far firmare i libri. Va bene. Quindi, allora io volevo finire. Sì, sì. Volevo chiudere ricordando qualcosa che mi è molto cara. Allora, capisco che la mattinata è stata pesante, ma volevo un attimo catturare la vostra attenzione su un fatto. Come avete visto nella copertina del libro Il mio amico Giovanni, c'è una figura che è un accendino. Cosa rappresenta questa figura? Eccola qua. Beh, questo è un accendino che un giorno Giovanni Falcone, mentre ci trovavamo in un aereo che da Roma ci portava a Palermo, lui aveva un volo di sicurezza e mi dava un passaggio, avendomi coinvolto al Ministero della Giustizia, tornavamo insieme al fine settimana a Palermo. Ebbene, un giorno mise le mani in tasca, mi diede questo accendino e mi disse: Piero, tienimelo tu, non te lo sto regalando, me lo devi custodire, perché ho deciso proprio oggi di smettere di fumare, però se un giorno decido di riprendere a fumare me lo dovrai restituire, quindi custodiscilo bene. Io presi quell'accendino, lo misi in una tasca della mia borsa, chiusi con cerniera. Dopo due settimane, sempre stavamo per prendere quell'aereo che ci portava il fine settimana a Palermo, mi telefona alle 14 e mi dice: sai, non possiamo più partire. Era il venerdì 22 maggio del 1992. Non possiamo più partire oggi pomeriggio, di solito partivamo il venerdì, perché Francesca Morvillo, sua moglie, che era stata nominata componente di una commissione per il concorso in magistratura, ci è stata convocata dal presidente per una riunione sabato mattina. Quindi noi possiamo partire quando lei finirà la riunione sabato pomeriggio.
E allora dico, vabbè, io guarda, se trovo un volo di linea lo prendo, perché mia moglie e mio figlio mi aspettano a casa a Palermo. E provai, ma non c'era nessun posto libero. Tutti i voli, i pendolari Roma-Palermo le avevano impegnato tutti i voli. Dopo me l'ho già rassegnato a tornare il giorno dopo con loro e mi sarei ritrovato in macchina con loro, quando all'ultimo momento mi telefonano dal posto di polizia di Fiumicino e mi dicono: si è liberato un posto, un parlamentare che doveva partire all'ultimo momento non è partito più, e quindi io mi precipito all'aeroporto, riesco a prendere quel volo, ricordo ancora, imbarco 19:40, posto 1L, presi quel volo, e quindi la notizia della strage il giorno dopo la ricevetti mentre ero a casa a Palermo con la mia famiglia, anche in un modo un po' concitato, perché la mia scorta aveva sentito dal radio della polizia che è scoppiata l'autostrada, un'autovettura con tre nostri colleghi è stata sbalzata a centinaia di metri di distanza, ma il giudice Falcone, sua moglie, l'autista sono stati estratti ancora vivi dai rottami della loro auto. Non potete comprendere, non si possono descrivere quei sentimenti di dolore, ma anche di rabbia, di impotenza, perché Falcone era riuscito ad affrontare tutti gli ostacoli, la loro vita si alzava più forte di prima, e ci sono voluti 500 kg di esplosivo nascosti in un cunicolo dell'autostrada per poterlo fermare. E allora mi recai immediatamente verso l'ospedale. Quando arrivai vidi che Paolo Borsellino stava entrando al pronto soccorso. Non feci in tempo a entrare io, che lo vidi uscire, e dal suo viso, dalla sua espressione, capii che per il nostro amico non c'era più niente da fare. Ricordo ancora che mi abbracciai con Paolo Borsellino e ricordo la sua frase, e mi disse: una parte della mia, della nostra vita è andata via, non sapendo che 57 giorni dopo sarebbe toccata anche a lui. Allora tornai a casa e ripensai all'accendino che non avrei mai più potuto restituire a Falcone, e da quel momento decisi di portarlo sempre con me, perché vedete, tenerlo in tasca, sfiorarlo, toccarlo, mi dà la forza di superare quelle difficoltà che nella vita ci sono sempre, mi dà l'idea di avere con me un consiglio, una pacca sulle spalle da parte di Giovanni Falcone. Vedete, io non fumo, ma lo tengo in perfetta efficienza. Vedete, questa scintilla penso che possa accendere, se accende le fiaccole che voi giovani portate avanti, potete andare avanti per portare le idee, i valori di Giovanni Falcone. Quindi ecco perché scintille di futuro, eccole qua. Grazie. Ivan, il tuo libro. Ivan. Ah, il suo, non è il suo, ho sbagliato. Ivan sta aspettando per un autografo. Presidente, dirle grazie, mi avvicino a lei per testimoniarle la gratitudine e l'apprezzamento per quello che ha fatto ieri, che sta facendo ancora in questo periodo, avendo messo su questa fondazione da un valore grande, grandioso, e anche per il valore simbolico che lei oggi ci ha mostrato, e per quello che lei oggi ha fatto e ha donato a questi giovani, cui va il mio ringraziamento
perché sono stati attenti, ci hanno seguiti, per i ragazzi ovviamente stare qui attenti per 2 ore e mezza non è semplice, ma loro lo hanno fatto e lo hanno fatto bene, perché sapevano e sanno di aver portato a casa qualcosa di grande e irripetibile. Io la ringrazio per quello che ha dato alla nostra scuola e alla comunità di Pionerò oggi. La ringrazio veramente. È doveroso però che io oggi ringrazi anche un'altra persona che ha fatto sì che tutto questo accadesse, il dottor Pasquini, che l'ho tormentato per mesi, per giorni. È il direttore della fondazione, direttore generale della Fondazione Scintille di Futuro, che si nasconde sempre ma è là sopra. Lo ringrazio veramente per aver consentito, nonché coautore del libro, perché mi ha dato una mano per questo libro Giovanni Falcone, cercando soprattutto di farmi riflettere sui termini che devi usare per rendere accessibile ai ragazzi con un linguaggio semplice delle cose anche complesse, come appunto la lotta alla mafia. Grazie Alessio. E grazie perché oggi la comunità del Fortunato, come mi piace definire questa scuola, ha scritto una grande pagina di storia scolastica. Grazie. Grazie a voi, grazie. E grazie a tutti. Questo mi dà la forza di continuare. A tutti presenti. Grazie Presidente. Grazie al Sindaco, grazie al Prefetto, alle forze dell'ordine che ci hanno accompagnati in questo percorso, ai colleghi dirigenti qui presenti. Grazie ai docenti che hanno lavorato tanto perché tutto questo accadesse.